abbassare le liste di attesa e consentire un maggior numero di prestazioni sanitarie all'utenza. Questo è l'obiettivo dello stanziamento da 17 milioni di euro predisposto dalla Giunta della Regione Lazio per fornire esami e visite a chi ne avrebbe diritto, ma si trova spesso costretto a ricorrere ad altre soluzioni. Quasi 22.000 in più le prestazioni che sarà possibile erogare dall'ASL Roma 4, ma sentiamo l'approfondimento della nostra redazione. La Giunta regionale del Lazio ha stanziato 17 milioni di euro per andare incontro ai bisogni urgenti di pazienti e cittadini, un finanziamento che la Regione ha deliberato per fornire 400.000 prestazioni fuori soglia. Si tratta cioè di quegli esami e visite che ad oggi superano i tempi di garanzia previsti per le liste di attesa dalla normativa vigente. Come spiega il consigliere regionale Emanuela Mari di Fratelli d'Italia, solo nella ASL Roma 4 le prestazioni fuori soglia, per cui è ora prevista una copertura, sono quasi 22.000 per una spesa di circa 800.000 euro. Si tratta quindi di migliaia di cittadini della nostra azienda sanitaria che potranno accedere a servizi a cui hanno diritto secondo la legge, sottolinea Emanuela Mari, secondo cui si tratta di un atto concreto che consentirà anche agli operatori di dare assistenza adeguata e risposte in tempi rapidi agli utenti del servizio sanitario pubblico. Su iniziativa dell'amministrazione comunale si è svolto un importante incontro come gestire l'uscita graduale dal combustibile fossile. Sulla questione interviene il consigliere comunale Giancarlo De Gennaro, che è anche capogruppo di Unione Civica. Obiettivo chiaro dell'incontro e ben sintetizzato dal sindaco Piendibene, spiega De Gennaro, è adoperarsi tutti per riprendere il dialogo con le istituzioni interessate, portando a Civitavecchia un tavolo di confronto nazionale con il Ministero dell'Ambiente, Enel, Invitalia e tutti gli attori coinvolti. Uno solo il paletto posto dall'amministrazione, nessuna preclusione per nessun progetto, a patto che sia concordato con l'amministrazione e a patto che non sia inquinante. Mi è rimasto però un retrogusto amaro, la sensazione che sopra di noi ci fosse il tetto di cristallo, cioè la difficoltà di quella voce di arrivare a destinazione. Gli interlocutori non hanno la forza sufficiente a rompere quel tetto, cosa che possono fare solo la Regione Lazio e i parlamentari del territorio. Si è tenuta nel pomeriggio di ieri, presso la Sala Currado della Fondazione Caricib, la sesta edizione della manifestazione Civitavecchiese Doc, istituito dall'Associazione Civitavecchia CE, in particolare dal presidente Roberto Melchiorri e dal segretario Daniele Lisi. Il premio tornava dopo i difficili anni del Covid e questa volta ha visto protagonista il dottor Adalberto Bencini, che è stato direttore generale della Cassa di Risparmio di Civitavecchia dal 1975 al 1991. Sentiamo le interviste. Siamo alla premiazione del Civitavecchiese Doc, sesta edizione, quindi torna il premio molto importante dato da Civitavecchia CE, dalla Fondazione Caricib, e abbiamo qui il nostro premiato, Adalberto Bencini. Insomma, che cosa vuol dire per lei questo premio? Ah, io sono rimasto scioccato da questo premio, perché per anni ero dimenticato pure dai miei collaboratori, di alcuni, non perché tutti affettuosi gli altri. Quindi fa molto piacere. E facevo una cerimonia alla Cassa di Risparmio. Per i primi due anni, tre anni che sono in pensione, ricevevo l'invito a partecipare alla cerimonia. Dopo due o tre anni invitavano i miei clienti, a me non mi invitavano più. Sono riceso e io ho provato questa gioia questa volta, perché sono due persone che stimo moltissimo che hanno concordato di premiarmi, e questo mi ha dato una grossa soddisfazione. Insomma, presidente, vediamo anche lei emozionata per questo premio, però meritatissimo. È difficile che io non sia emozionata, perché appena fui eletta 6 anni fa ricevetti subito la visita del dottor Bencini, che mi venne a dare alcuni consigli perché lui conosceva molto bene la situazione. Poi mi donò un portachiavi con un timone che significava aiutarmi a guidare la fondazione, e devo dire che il timone ha funzionato bene. Allora chiudo con Roberto Melchiorri. Intanto, quanto fa piacere poter tornare con questo premio così importante e premiare anche... Il piacere è tanto, ma il motivo per cui è tanto lo ha già detto il nostro direttore generale, perché questo premio nasce e viene portato avanti per dare
un'equa soddisfazione a tanti nostri concittadini che fanno cose, fanno, poi tutti insieme vengono messi nel dimenticatoio. E noi, non regalando niente a nessuno, lo rivestiamo e avevamo istituito questo premio. Oggi questo premio non fu mai più ben dato come quello che abbiamo dato al nostro direttore. Grazie Roberto. Il personaggio che viene premiato, insomma, è in dubbio, anche perché è veramente un Civitavecchiese doc, ha tutti i requisiti e il vanto di essere lui Civitavecchiese e noi di, come dire, di immedesimarsi nella persona che è, quello che ha fatto sul territorio, quello che ha fatto per Civitavecchia. E possiamo dire che abbiamo, come dire, rimesso in moto un incontro, una kermesse aperta a tutti i cittadini. Ormai una tradizione. Ormai è una tradizione, come il biscottino Civitavecchiese, insomma è un punto di riferimento per tutti, per ricordare e per dare un pensiero, un contributo, un premio a chi ha fatto in maniera importante e fattiva Civitavecchia. A partire dal 16 ottobre sarà attivo il nuovo canale di accesso all'ufficio tributi del Comune, disponibile direttamente sul sito web istituzionale. Questa iniziativa mira a migliorare l'interazione tra l'amministrazione comunale e i cittadini, offrendo un servizio più semplice e accessibile per tutti. Abbiamo voluto rinnovare il rapporto con l'utenza, offrendo strumenti digitali per agevolare la comunicazione con l'ufficio tributi, dichiara l'assessore al bilancio Florinda Tuoro. Questo servizio rappresenta un passo verso una maggiore semplificazione e accessibilità. Attraverso il portale raggiungibile nella sezione siti tematici, sportello del contribuente, i cittadini potranno richiedere appuntamenti, informazioni e presentare istanze di rateizzazione, rettifica o annullamento degli atti. Sarà inoltre possibile gestire pratiche relative alla tassa rifiuti e consultare regolamenti, tariffe, aliquote e le FAQ. Una trasferta da vincere per mantenere il primo posto in classifica nel campionato di eccellenza. Il Civitavecchia torna in campo domani quando alle 11 farà visita alla Romulea nella prima di due gare esterne consecutive. Sulla carta sembra una gara poco insidiosa, ma in realtà sarà da prendere con le molle, soprattutto per il fattore esterno, unica nota non positiva di questo inizio di stagione dei nerazzurri, che sono primi in classifica con 11 punti ancora imbattuti e affronteranno la formazione terzultima con 3 punti e un solo successo all'attivo. La stagione delle sniperine CRT inizierà subito con un trofeo in palio. La FISR ha annunciato che la squadra allenata dal presidente Riccardo Valentini si giocherà la Supercoppa italiana. Novelli e compagne hanno fatto loro la Coppa Italia e si contenderanno il trofeo con il Milano Quanta, campione tricolore in carica. Le Civitavecchiesi hanno ancora il dente avvelenato della clamorosa doppia sconfitta casalinga nella semifinale playoff dello scorso anno, che pregiudicò la corsa al titolo. La Supercoppa si disputerà il 2 novembre alle 18:30 a Forlì, nel corso di un weekend dove sono previsti vari eventi nella città romagnola.